Ciao bimbi, felice, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi finalmente andiamo a spacchettare la Fairy Loot di agosto, finalmente arrivata, anche se a metà settembre, ma non importa, noi siamo felici lo stesso. Fairy Loot di agosto che mi rende felicissima perché il libro che è all'interno l'ho già letto, mi è piaciuto un sacco, sono curiosissima di vedere l'edizione speciale. Fairy Loot, come sempre, una bookish box inglese, costa all'incirca 40 euro. Adesso non potete acquistarle singolarmente, ma potete mettervi nella wishlist, iscrivervi, e la Fairy Loot stessa vi manderà un link per abbonarvi alla box come sono abbonata io, e vi lascio nell'info box il sito. E oggi troverete l'unboxing di questa box anche sul canale di Chantal di Fairy with Hobbit Fit. Direi che possiamo aprire, anche perché io non vedo l'ora. Il tema del mese era Love Struck, sì, Love Struck, e questa è la spoiler card che andremo a vedere dopo. Sono troppo curiosa di vedere la box che per la prima volta dopo tanti mesi ha al suo interno non uno ma due libri. Ogni tanto fanno questa cosa. Allora, la prima cosa che vedo è una spilla, stamp pin dedicata a Caraval. Come sempre vi dico che Caraval è un libro che io non ho letto, non leggerò perché non mi ispira, però la spilla è molto carina. Eccola qui. E voilà. Dedicata a Caraval. È il libro di Stephanie Garber che appunto non ho letto come trilogia, non leggerò perché non mi ispira, mi ispira molto di più il suo prossimo libro. Se sentite i rumori ci sono ovviamente non solo i vicini oggi, ma anche i lavori al piano di sotto. Ma non importa, dovrò al massimo interrompere se ricominciano con il trapano. Se sentite dei rumorini, diciamo che possiamo farceli andare bene, spero. L'altra cosa che vedo è un vassoietto. Sono molto comodi in realtà, ne ho altri due o tre trovati sempre nelle bookish box. L'ultimo mi sembra fosse di un'altra box, mentre nella Fairy Loot l'ultimo era dedicato alle cronache lunari, era molto bello. Questo qui, Aidan Thomas, dovrebbe essere l'autore di Cemetery Boys, un libro che non ho letto, che voglio leggere, uscirà in italiano, quindi aspetterò che l'Oscar Wilde ce lo porti in Italia. La frase, la citazione è "It wasn't the end, it was a better beginning". Molto bello, mi piace molto come è fatto. Eccolo qui. Eccolo il martello che ritorna, che meraviglia! Che bello, che condominio tranquillo. Comunque, c'è già il primo libro, che è questo qui, e ha le pagine colorate di fucsia, amo. Anche questo dovrebbe essere un'edizione speciale, comunque credo che la cover sia speciale, mi piace moltissimo. E appunto le pagine riprendono i colori della cover. Non so se è autografato. Non so se questo è un autografo vero o è stampato sopra, però mi sembra vero. Boh. Comunque, After Love di Tanya Byrne, Not Even Death Will Tear Them Apart, che è appunto una storia tematica ovviamente LGBT, però non so sinceramente di cosa parli. Vedo le falene, vedo due ragazze che si baciano. Se neanche la morte può separarle, non so, non so di cosa può parlare. Comunque, vedremo, vedremo perché sembra molto carino. Il progetto che vedo è questa, la bandierina per appendere le spille o qualsiasi altra cosa vogliate. Io ne ho altre tre, se non ricordo male, sempre trovate nella Fairy Loot, è una cosa che ogni tanto loro vanno a dare. E non so quale possa essere il fandom, onestamente. Violent Delights, quindi This Violent Delights è scritto qui nel cartellino. Secondo voi, fra le tante altre cose che potevano succedere fra i vicini che urlano i lavori al piano di sotto, non poteva anche arrivare in questo preciso momento senza avvisarmi il tecnico per il microonde? Ovviamente sì. E quindi stavamo dicendo questa bandierina con cui si possono insomma inserire le spille. Io ne ho altre due o tre sempre trovate nella Fairy Loot, sono molto comode, tant'è che in questi giorni che stiamo ultimando i lavoretti qui a casa nuova voglio trovare un posto per appenderle con tutte le loro spillette, quindi bello. Ed è dedicato a This Violent Delights, che è un libro che a me è piaciuto molto, sempre trovato nella Fairy Loot, un retelling di Romeo e Giulietta. Poi abbiamo questa grande pochette Amanda Joy,
Ora come ora non mi viene in mente l'autrice a quale libro si possa fare riferimento. Comunque, The World is Wild with Untamed Things. Non ho assolutamente idea. Ci sarà scritto qui. Arorb. Non lo so, vedremo. Ed è una pochette che è sempre comoda. Ne trovo tante anche queste nelle bookish box. Però sono comode più che altro per mettere le cose del bagno. Prima del libro, che è quello che sapete più mi ispira, abbiamo le tarot cards del mese, sempre dedicate a Caraval come il mese scorso. Molto belli i personaggi. Io, ripeto, non l'ho letto, mi sono un po' fatta spoilerare il tutto, quindi niente. Non odiatemi, ma non leggerò Caraval, leggerò però il prossimo libro della Garber. Comunque, finally siamo arrivati alla parte più bella, ovvero il libro. Vedo già delle pagine colorate. Ok, wait. Allora, ah, che bello. These are love vows di Lexi Ryan. Her heart is a dangerous thing to steal. Questa è l'edizione speciale della Feriot con pagine colorate e con questi motivi sopra. Mi piace tantissimo. Allora, la mappa, non l'avevo mai vista. Io questo libro l'ho letto in ebook e ne abbiamo parlato, credo, nel wrap-up di luglio, sì. Firmato dall'autrice. Ok, la parte che più attendevo. Cioè, questo sono i due pretendenti della protagonista, mettiamola così. Oh mio Dio! Calcolate che questo libro ha ancora pochissime, ma veramente pochissime fan art. Quindi, cioè, io ne avrò viste due, di cui una è la cover originale e un'altra è di un'altra edizione speciale, ma è solo lei. E invece loro sono finalmente qui, che lui è palesemente un Rhysand più o meno. E anche quest'altro molto bello. Lui è un Rowan invece. Comunque mi piace un sacco. Bellissimo, bellissima come fanart. E belli anche qui loro due. Bello, bello. Mi piace. Mi piace l'edizione del libro. Mi piace. La copertina è bella. Insomma, mi piace tantissimo. Ok, andiamo avanti. Anche se, per quel che mi riguarda, ovviamente questo non supera Six Crimson Cranes. Oh, un'altra fanart, è vero! Sempre della protagonista Abriella. Il nome, una garanzia. Lettera dell'autrice fanart. Amo. Amo e venero. E segnalibro del mese è Fairy Scoop. Dopo parliamo della prossima box. Allora, possiamo andare a vedere la spoiler card. Quindi, Literary Tray sarebbe il vassoietto dedicato a Cemetery Boys. Poi, dedicata a Caraval, abbiamo la spilla, questa che ho fatto vedere prima, ma anche le Tarot Cards del mese. Poi, Pin Banner, ve l'ho fatta vedere, dedicata a These Violent Delights. Pencil Case, ah! Dov'è? A River of Royal Blood. Ok, non avevo proprio idea, però è un libro che non ho letto, anzi l'ho venduto perché non mi ispirava. Poi After Love, che è il primo dei due libri, ha cover esclusiva, pagine colorate, digital signature, ok, firma digitale. Sapphic Love Story. Mi piace. Dopodiché il libro del mese, che ovviamente mi rende felicissima, These Are Love Vows. Cover esclusiva, pagine colorate con questi motivi, artwork, eccetera, eccetera, con la lettera dell'autrice. Mi piace tantissimo. Allora, la box mi è piaciuta, tutto, tutto bello, tutto utile, e diciamo che l'ho trovata un po' più povera rispetto alle altre, più che altro perché ovviamente avendo messo due libri ci sono meno oggetti, mettiamola così, però mi è piaciuta, potevano fare molto peggio, ecco, mettiamola così.
Il prossimo mese il tema è questo qui. Quella di settembre dovrebbe essere spedita a giorni, ma tanto mi arriverà sicuramente a ottobre, quindi... Comunque, il tema è Uprising e avrà degli oggetti dedicati a Six Crimson Cranes e ciò mi rende felicissima. Dottero Smoke and Bone, quindi La Chimera di Praga, altro libro che ho letto che mi è piaciuto. An Ember in the Ashes, che mi rende anche in questo caso felicissima. E The Prison Healer, un altro libro che mi è piaciuto un sacco. E ci saranno di nuovo due libri. Il secondo sempre in paperback con cover esclusiva e digital signature. Libro del mese, che no, come era? Ah sì, mi ricordo qual è, perfetto. Cover esclusiva, pagine colorate, artwork, eccetera, eccetera, firmato. Tanto, tanto, tanto felice. Mi piace tutto, anche della prossima box. Qui c'è invece una piccola intervista all'autrice, Lexi Ryan. Non vedo l'ora di avere anche il sequel di This All of House, perché mi è piaciuto un sacco, quindi ve lo straconsiglio. Detto ciò, questo l'unboxing, spero vi sia piaciuto, fatemelo un po' sapere nei commenti e niente, tanto contenta. Vi lascio nell'info box il sito della Fairyloot, i link dei miei altri social, grazie mille se mi seguite anche lì, così come se lasciate un commento, un like, una condivisione, e se siete iscritti al canale, grazie mille davvero, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!